Oggi non ho il programma di vedere Mattarella. Nel lunedì mai, oggi non vedi nessuno, fai tutti i giorni. Non vedo nessuno, vedo voi. Vabbè, già qualcosa, dai. No, ma ci siamo sentiti. E domani? Vertice a 3? No. Quindi nemmeno il CDM, chiaramente non ci sarà un CDM. No, mi sembra che sia degli la settimana prossima. L'ha approvato il DL sicurezza oppure. Già pronto, è sempre pronto. Questa settimana ormai con me si può diventare. È pronto. Quindi quello si dovrebbe approvare. Il presidente consiglio in Vietnam. Vabbè, oggi torna, dai. Stanotte. No, mi hanno chiesto di aspettare, io aspetto. E questo taglio alla sanità di cui si parlava oggi? Che... Quali tagli alla sanità? Nella manovra? Non mi risultano tagli alla sanità. Non ti risulta? No. E sei contrario? Quindi. Assolutamente sì. Bene. Ok. Allora, buon lavoro. Questa lista, diciamo, sui magistrati, il CSM, insomma. Ma non c'è CSM. No, CSM è un problema. È un problema grave se ci sono state... Leggere quello che stiamo leggendo non è bello, perché teoricamente, non teoricamente, è l'organismo di governo della magistratura, quindi non so, vediamo, su quello sicuramente il Presidente della Repubblica dirà o farà qualcosa, visto che ne è sul primo garante, quello è preoccupante. E all'Europa non diciamo niente? Ho fatto una riunione sui temi economici stamattina con i responsabili economici del Movimento. Abbiamo fatto una bella e proficua riunione di qualche ora con progetti, costi, tempi, modi all'Europa, e chiederemo di abbattere il debito abbassando le tasse per gli italiani, che è l'unico modo per abbattere il debito. Perfetto. Sarà un muro contro muro, diciamo? No, no, no. Oppure... sarà una trattativa impostata sui dati di fatto, sulla realtà, sul buon senso. Io non voglio pensare che ci sia qualcuno che vuole il male dell'Italia, o vuole che l'Italia torni indietro invece che andare avanti. Quindi noi ci poniamo al tavolo come qualcuno che vuole un'Italia che corre. I dati economici del primo trimestre sono assolutamente positivi. Rispetto all'anno scorso c'è un più 2, 3, 4%, quindi l'economia va. L'ultima cosa di cui ha bisogno l'economia italiana è una frenata, nuove tasse, sanzioni, multe, infrazioni, penalizzazioni. No, questo proprio no. Grazie. Ancora, no, vado da Mattarella. Ciao, grazie. Lo dicono loro. Ciao, grazie. Ciao.